Buonasera amici del canale, eccoci qui, andiamo a vedere il nostro oracolo del giorno, oracolo di oggi 23 luglio 2022, andiamo a vedere come sarà questa giornata e quali saranno le novità. Nel frattempo ricordo a tutte quelle persone che chiaramente guarderanno questo video, ok? Se hanno il piacere, se hanno voglia di iscriversi al canale, spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati e se avete bisogno di informazioni sul canale trovate i miei contatti, potete scrivermi tranquillamente senza problemi. Non rispondo a numeri che non conosco, ricordo questo. E adesso andiamo a vedere cosa accadrà oggi, 23 luglio 2022. Quali saranno le novità e come sarà questa giornata. Lo andiamo a chiedere come sempre alle nostre 5 carte e poi andiamo a fare i nostri chiarimenti. Tanta riflessione per poter arrivare a un successo, per poter ottenere qualcosa. Un qualcosa che qualcuno, una terza persona o la situazione stessa crea problemi, ok? Crea problemi e crea ostacoli. Però comunque abbiamo l'asso di denari che ci parla di trionfo, di raggiungere chiaramente degli obiettivi, non soltanto felicità, quindi un qualcosa di bello. Possibili problemi a casa o in famiglia per altri di voi. Ma sinceramente vedo gratitudine, benessere emotivo e fisico, vedo delle sorprese, insomma vedo comunque sia carte bellissime, ok? Allora andiamo a vedere invece la coppia prima di andare a fare dei chiarimenti, quindi bastoni e denari, c'è una bella relazione per chi ha una relazione, tanto desiderio che siate in relazione o che siate magari single ma avete la vostra persona di interesse, c'è insomma tanto desiderio fisico. Poi per altri di voi ci sono delle somme di denaro in arrivo, ok? E andiamo a vedere cosa ci dicono invece le nostre carte. Allora, il 6 di bastoni per la giornata di oggi, 23 luglio 2022, cosa vuole comunicarci ancora? State riflettendo su qualcuno in particolare, un qualcuno che probabilmente può farvi una sorpresa, un qualcuno che nell'eventualità si è potuto allontanare comunque da voi. Ok, e c'è una riflessione per questa persona. Aperta e chiusa parentesi, ci possono essere delle comunicazioni con contenuti negativi. Andiamo a vedere invece questo asso di bastoni nella giornata di oggi, 23 luglio 2022, cosa può comunicarci di più?
Ci sono delle comunicazioni, qualcuno vi comunicherà qualcosa, un qualcosa che comunque sia vi farà anche rabbia. Ci sono anche dei successi che, come vi ho detto prima, riuscirete a realizzare nella giornata di oggi. Però capirete anche che ci sono altre cose che non riuscite a portare a termine, ok? E c'è infatti uno spreco di energie. Cioè, alcune cose ci riuscite tranquillamente alla perfezione, altre cose invece non riuscite. E sotto questo punto di vista vi viene un po' di rabbia. Potrebbero essere magari questioni che riguardano i sentimenti, come potrebbero essere questioni invece riguardante un nuovo inizio. Un non riuscire a vedersi eventualmente con la persona di vostro interesse, esserci magari piccole problematiche, piccoli impedimenti. Andiamo a vedere invece questo 2 di denari. Cosa vuole comunicarci di più nella giornata di oggi, 23 luglio 2022? Dovete cercare di parlare con qualcuno, di parlare, di chiarirvi. O eventualmente con qualcuno dover prendere proprio degli accordi. Perché ci può essere nella giornata di oggi un evento non molto positivo, ma che porta voi ad avere comunque giustizia su qualcosa, anche se va a bloccare eventualmente una certa situazione. Però comunque riuscirete a venirne fuori senza problemi. Andiamo a vedere il 5 di spade rovesciato, cosa vuole comunicare di più. Per altri di voi invece ci può essere un incontro, quindi qualcuno può non incontrarsi per degli impedimenti, mentre altri di voi invece possono tranquillamente incontrarsi perché comunque sia dovete parlare. Infatti ci sono delle comunicazioni, dovete parlare, dovete prendere comunque sia degli accordi e cercare di capire come fare per poter evolvere al meglio la vostra situazione, che sia lavorativa, nell'ambito dell'amicizia, in casa, quindi in famiglia, o nella coppia, ok, ci sono delle comunicazioni, ripeto, per cercare di capire come dover fare determinati progetti e proseguire, e quindi cercare di prendere degli accordi. Mentre purtroppo per altri di voi potrebbe anche essere che non riuscite a incontrarvi con la persona di vostro interesse semplicemente perché c'è qualche problematica, qualche impedimento, ecco, piccoli impedimenti. Andiamo a vedere invece quest'asso di denari, che è la carta del trionfo, il riuscire ad ottenere dei successi. State attendendo il nuovo inizio, ok? E il vostro trionfo è proprio questo, un qualcosa che vi siete portati avanti da tempo, dove avete posto resistenza e quindi attendavate proprio questo, iniziare un qualcosa comunque di nuovo, avere in un certo qual modo una felicità. Anche se sinceramente ci possono essere, magari c'è questa situazione
vi può portare comunque sia a uno squilibrio, ok? Però vi vedo belle forti, decise, vi vedo andare avanti, chiudere con situazioni che comunque non vi interessano più, proprio cercare completamente di abbandonare determinate situazioni. Vediamo. Qualcuno di voi domani parlerà anche di affari, ok? Potrebbe essere legata anche a questioni lavorative o affari in generale. Andiamo a vedere invece l'asso di bastoni e l'asso di denari cosa vuole comunicare. Allora, lì dove qualcuno di voi dovesse avere una relazione oppure un interesse solo ed esclusivamente fisico oppure centrato solo ed esclusivamente sul sesso, vi dico subito che è un qualcosa che non verrà portato comunque a termine, quindi non c'è, diciamo, un futuro. Anzi, vi posso dire di più, che vi può portare soltanto un periodo comunque di pesantezza e vi può portare comunque sia dei cambiamenti negativi, ok? Quindi questo è per chi si trova ad avere una relazione del genere, perché c'è una situazione comunque di stallo in linea generica. Per altri di voi ci sono, come vi ho detto, soldi che arriveranno. Probabilmente con questi soldi dovrete anche pagare determinate cose. Allora, asso di bastoni, asso di spade invece cosa vuole comunicare? Allora, asso di bastoni e asso di spade. C'è un evento in arrivo, come vi ho detto prima, non molto positivo. Questo evento vi porterà malinconia, tristezza, ok? Vi invita anche a cercare di cambiare atteggiamento verso determinate persone, verso determinate cose, perché solo in questo modo le cose miglioreranno. Chiaramente vi viene in mente, ok, situazioni, persone del passato che vi hanno fatto comunque sia soffrire, e ci può essere che nel vostro pensare, ricordare, a parte una giustizia che chiedete proprio nell'ambito sentimentale, avete bisogno di tagliare comunque sia via tutto quello che c'è da tagliare via di situazioni che comunque sia non vi appartengono più. Adesso andiamo a vedere invece asso di spade e asso di denari, cosa vuole comunicarvi. O anche il dover parlare con qualcuno di situazioni che ci sono state in passato e stanno ritornando magari di nuovo nel presente. Per altri di voi ci può essere anche quest'altra chiave di lettura, dove prima di poter fare dei progetti e arrivare a un trionfo, chiaramente si devono sistemare determinate cose. Allora, o voi dovete cambiare atteggiamento di fronte a queste situazioni o persone, oppure è dall'altro lato. Perché ci potrebbero essere comunque sia degli ostacoli. Ripeto, ve lo confermo, per alcuni di voi, ok, se ci deve essere un incontro domani con qualcuno di vostro interesse, possono esserci comunque degli ostacoli, degli impedimenti, ok, proprio a livello di coppia. Però da questo impedimento comunque ripartite alla grande, voi proprio coppia. A fondo mazzo c'è il lotto di coppe e il re di coppe,
con il 9 di coppe, che ci parla comunque sia di un nuovo inizio. Quindi c'è un qualcosa che va a iniziare. E potrebbe essere sì nella giornata di oggi o attorno a oggi. Voi sapete perfettamente che insomma qualche giorno l'oracolo se lo può sempre prendere, o magari per qualcuno di voi è successo magari prima. Allora vediamo invece queste comunicazioni, quindi 5 di spade rovesciato e 5 di bastoni. Queste comunicazioni che devono arrivare oggi, di che genere di comunicazioni si parla? Comunicazioni magari da parte di qualcuno. Provate eventualmente a non ascoltarlo, ok? Provate ad andare dritti per la vostra strada, a non fidarvi di chi vi viene a raccontare qualcosa, ok? Proseguire e andare avanti per la vostra serenità, la vostra gioia, anche se magari potreste avere dei dubbi, certo, però ricordatevi che oltre che ad avere dei dubbi, avete anche una scelta da dover fare. E questa carta mi viene comunque spesso e volentieri negli oracoli, perché ci sono delle problematiche a casa o in famiglia che devono comunque essere risolte per poter stare bene, e quindi c'è una scelta proprio da dover fare. Allora andiamo invece a vedere bastoni e denari, di quale situazione di stallo si parla. È una situazione di stallo che potrebbe riguardare magari un qualcuno che inganna, potrebbe riguardare l'amore, dei conflitti che magari ci sono stati, ok? Vediamo un po'. Ha dei soldi magari che sono stati bloccati e quindi stanno creando magari delle problematiche. Non vi preoccupate, perché tutto passa, tutto arriva e arriva comunque senza problemi, ok? Per altri di voi potrebbero semplicemente essere degli ostacoli nel campo lavorativo, come infatti vi dicevo prima, magari il non riuscire ad andare, il non riuscire a parlare di determinate cose, il non riuscire a vedere comunque quella determinata persona dove dovevate comunque parlarci insieme. Quindi insomma, alla fin fine non sono brutte carte, ok? Andiamo a vedere invece i nostri angeli e arcangeli. Cosa vogliono comunicare? Quale consiglio vogliono darvi nella giornata di oggi, 23 luglio 2022? Oh, gli amanti, relazioni intime, soppesa attentamente le tue decisioni, buona salute. Qui è proprio la carta degli amanti, l'arcangelo Raffaele parla proprio di questo, che ci sono delle relazioni intime, quindi c'è l'inizio di un qualcosa o il proseguire eventualmente di un qualcosa. L'unica cosa che dovete fare, dovete soppesare, quindi dovete valutare bene e attentamente quelle che sono le vostre decisioni. A livello di salute ci dicono è ottima, quindi è splendida, a parte ragazzi il caldo che non vi dico. E poi a fondo mazzo abbiamo il 3 di fuoco, abbondanza, le cose stanno svolgendo al meglio, sii paziente, fai progetti a lungo termine. Quindi dovete soltanto portare pazienza, che tutto faccia il proprio percorso, però belle carte. A parte magari qualche battibecco con qualcuno, magari qualcosa da sistemare, da risolvere, in linea generica, ok, non ci possiamo lamentare.
Ragazzi, io vi do la buonanotte, ci sentiamo domani con gli oroscopi, sono anche le 3, quindi siamo pieni proprio nell'oracolo. E se vi è piaciuto il video, potete tranquillamente lasciare un like, commentare, e quando trovate il blocco ai commenti, è proprio YouTube che mi blocca determinati video, ok? Quindi vabbè, ci sta. Comunque un like o un commento va benissimo, e almeno mi fate capire che comunque sia ci siete. E cosa dirvi più? Un abbraccio grande a tutti voi e grazie ancora.